Il comune di Agropoli è risultato destinatario di un finanziamento regionale pari a 1,3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località Mattine. L'intervento prevede la realizzazione di una struttura che sorgerà in via Malagenia, adiacente alla scuola materna e primaria esistente. La nuova costruzione sarà in grado di ospitare due sezioni di scuola primaria. Il progetto prevede che il nuovo edificio includa una segreteria, una sala docenti, un ufficio per il dirigente, oltre a uno spazio destinato a deposito archivi, una palestra di 200 metri quadrati, un'ampia area parcheggio di oltre 500 metri quadrati e un giardino di circa 1000 metri quadrati. Oggi siamo sul cantiere della scuola elementare a Mattine. I lavori sono ripresi da qualche settimana. Sapete che non arrivava il finanziamento da parte del Ministero, quindi la ditta si era fermata con i lavori e il Comune ha provveduto direttamente ad anticipare le somme che servivano per pagare i SAL che aveva raggiunto la ditta nella parte del lavoro precedente. Questo problema quindi l'abbiamo superato, il Comune ha deciso di intervenire direttamente e finalmente stiamo vedendo lo sviluppo dei lavori. In questa fase stiamo praticamente costruendo le colonne, tra qualche settimana verranno gettate e su queste colonne hanno appoggiato le travi per posizionare il tetto in legno lamellare. Questo lavoro strutturale terminerà per la primavera in modo tale da consentire poi le rifiniture e per il prossimo anno scolastico di mettere a disposizione questa splendida struttura alla nostra comunità.